Ritorno su Isla Nublar piena di entusiasmo e di paura. È qui che ho raggiunto i più grandi traguardi della mia vita. E purtroppo ho patito anche i miei peggiori fallimenti. Ma da allora ho imparato davvero tanto. Sui dinosauri, sull'isola e su me stessa. Perciò, rieccoci qui. Questa volta faremo di meglio. E quando ce ne andremo, lo faremo alle nostre condizioni. Salve popolo del web e bentornati sul canale con una nuova serie, Jurassic World Evolution. Allora, ho voluto cominciare con il DLC, il santuario di Claire, in cui la nostra missione è di salvare i dinosauri dall'isola. Sappiamo entrambi perché siamo qui. Dobbiamo salvare questi animali. Ma possiamo riuscirci solo con il lavoro di squadra. Diamoci da fare. Allora, missione numero 1. Costruisci una postazione guardiani, controlla una squadra di guardiani per riparare la rete e la centrale elettrica e infine assicurati che la postazione guardiani riceva elettricità. Ok. Ok, ci hanno dato un budget limitato per avviare questo progetto. Prima di tutto, dobbiamo ripristinare l'energia. La rete elettrica di Isla Nublar dovrebbe bastare una volta in funzione. Ma non potremo espanderla. Non far caso a me, Miss Deering. Sono qui per osservare e fare rapporto. Ah, e per assicurarmi che gli investimenti della fondazione vengano usati oculatamente, anche se limitati. Di tanto in tanto potrei offrirti un po' della mia ironia e il mio sorriso smagliante. Accidenti, ci sono un sacco di animali malati. Allora, qui la struttura è danneggiata. E anche questa centrale elettrica. Tornare su quest'isola fa riaffiorare così tanti ricordi. Non solo quelli brutti, intendiamoci. Abbiamo fatto un gran bel lavoro su Isla Nublar. Simon Masrani era un bravo uomo. Ha realizzato la visione di John Hammond. Un sogno, prima che si trasformasse in un incubo. In un certo senso, è come tornare a casa. Ho iniziato qui come stagista secoli fa. Abbiamo dato una seconda possibilità ai dinosauri. E beh, eccomi qui, a darne una a me stessa. Anche se Isla Nublar sprofonda nel caos. Mi ero ripromessa di non mettere più piede qui. Ma in fondo sapevo che l'avrei fatto. Isla Nublar. Sarò sempre legata a quest'isola e agli eventi che ci hanno dimostrato chi comanda davvero. Questa volta però faremo le cose per bene. O perlomeno meglio. E non sono qui per me. Sono qui per loro. Per i dinosauri. Sono ancora una mia responsabilità. E ora sono anche la tua.
Insieme dimostreremo al mondo quanto questi animali preistorici siano importanti per il nostro futuro. Giusto, non ho la medicina adatta. L'energia è tornata. Ora ci servono più strutture per continuare il nostro lavoro. La macchinetta del caffè funziona ora. Finalmente! È dal 1993 che non restavo così tanto senza caffeina. Io direi di assumere una nuova squadra. Anzi, facciamo due. Ah. Questa parte non c'era. Paleobotanica. Io metterei anche il centro Aku. Ora la parte più importante, i dinosauri. L'obiettivo principale è il loro benessere, il che significa scoprire le cause della malattia. Il mio team ha individuato alcuni animali e vuole darci un'occhiata più da vicino. Quindi mi serve che individui questi dinosauri e ti assicuri che vengano ospitati in recinti adatti. Vogliamo che siano al loro agio. A proposito, qualcuno può recuperarmi una poltrona da ufficio più comoda? Questa mi dà problemi di sciatica. So che hai da fare con cose più importanti, ma abbiamo qualcosa per te. Ci servono delle foto dei dinosauri presenti su quest'isola. Così ci alleggerirai il lavoro una volta giunti al santuario. Ok, quindi per il momento devo solo fotografarli. Vai, goditi un po' di quell'aria non molto fresca e fai qualche scatto. Io sarò il tuo giudice. Come se me ne intendessi di fotografia. Thank you.
Grazie per aver catalogato i dinosauri. Ok, adesso direi di catturare il Gallimimus, lo Stegimoloch e il Sinoceratops e portarli qui dentro nel recinto. È meglio che lo faccia con il veicolo. Contatto visivo. Abbiamo il contatto visivo. Risorse. Avvicinamento. Trasporto risorsa in corso. Stiamo trasportando la risorsa. Nel raggio della risorsa. Trasporto in corso. La risorsa è stata consegnata. Aggiungo alla lista. Ho capito. Sta facendo così perché è da solo. E quindi vuole andare dagli altri. Anche lo Stegimoloch prima o poi farà così, quindi devo dargli dei compagni. Ok, i nostri scienziati sono alle loro postazioni pronti a osservare i dinosauri. Hai il compito di assicurarti che i dinosauri siano a loro agio e restino nei recinti. Adesso la barra del sociale è azzurra. Questo qua fuori non ha problemi, quindi va benissimo così. Adesso manca solo lo Stegimoloch. Hai tenuto tutto sotto controllo. Ottimo lavoro. I nostri scienziati hanno i dati necessari per definire una cura sperimentale. Ehi, niente male. Ho sempre creduto in te, Claire. No, non è vero. Allora rettifico. Ho quasi sempre creduto in te. Meglio? È più credibile. Non c'è bisogno di essere cattivi. La brutta notizia è che non possiamo rischiare di trasferire i dinosauri al santuario nelle loro condizioni. Quella buona è che crediamo di avere una cura. Ok, adesso devo isolare un altro dinosauro. STM01NBR.
Per prima cosa, dovremmo isolare il dinosauro in questione. Il team ha bisogno di studiarne i sintomi prima di somministrargli la cura. Conferma identità. Comandi ripresi. In viaggio per il recupero della risorsa. Ok, hai isolato il dinosauro. Ora assicurati che non si muova da lì. Per favore, ricordati che abbiamo investito tanto su questi animali. Perciò fai attenzione quando vai in giro a sparare con la tua pistola a freccette. Signor Finch, ci preme soprattutto la salute dei dinosauri. Avere dei dinosauri in buona salute è un'ottima cosa. E ci paga gli stipendi. Attenzione, veicolo dei guardiani sotto attacco. Stavo cercando di mettermi in mezzo per non fargli danneggiare la recinzione. Richiesta riparazione. Attenzione, veicolo dei guardiani sotto attacco. Procediamo con la somministrazione della cura. La squadra di guardiani ha un prototipo di siero e ha già ricevuto istruzioni. Speriamo funzioni. Corsa a tiro. Oh no, mi dispiace. Hai fatto tutto in modo corretto, ma la cura ha accelerato i sintomi dei dinosauri. C'eravamo quasi. Non biasimarti. Nessuno poteva prevederlo. Dobbiamo approfondire le nostre ricerche. E ciò significa più dinosauri. Insieme risolveremo il problema e troveremo la vera cura. Questa volta funzionerà. Deve funzionare. Ok, ora le cose si complicano. Oltre agli erbivori della zona, gli scienziati vogliono anche dei carnivori da studiare. Ne hanno individuati alcuni sull'isola e li stanno trasportando qui. Disponi delle strutture adeguate per ospitarli. Cavolo, mi dispiace per questo Stegimorok. Recupero risorsa. Allora, stanno per portare un Carnotauro, un Baryonyx e un Albertosauro. I primi due so di cosa hanno bisogno, l'Albertosaurus invece no. Allora, devo costruire in fretta dei recinti. Risorsa in transito. Sto costruendo un po' a caso perché devo sbrigarmi.
Queste persone devono spostarsi in fretta perché sennò rimangono dentro il recinto. Ok, il Carnotauro lo mettiamo qua. Ci dirigiamo verso la risorsa per il recupero. Forse non è una buona idea fare il recinto attaccato a questi erbivori. Che succede? Oh, oh. No, 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 no. Affamato. Ah, vuoi la palude? Ok, direi che così ci siamo. Vabbè, lo metterò per il momento. Qui dove ci sono gli altri dinosauri un attimo. Poi andrò a recuperarlo. Mentre la squadra è al lavoro, mantenendoli uniti e sotto controllo. Ho visto in prima persona cosa succede quando uno di questi animali impazzisce. Aggiunta attività. La consegna è stata completata. Ricevuta richiesta squadra di riparazione. Ok. Magari posso fare il recinto qua. Ah, così è questo l'Albertosauro. Non lo mangia. Ah, ecco. Mi dispiace per il Gallimimus, ma non avevo il recinto pronto. Thank you.
C'era già abbastanza da preoccuparsi con un vulcano non proprio inattivo. Chi ha ordinato la tempesta? I dinosauri rimangono la nostra priorità, Finch. Non intendo lasciare che Madre Natura ci impedisca di portare a termine ciò che siamo tornati a fare qui. Quella sì che era una tempesta. State tutti bene? Io sto bene, grazie per avermelo chiesto. È andata. Gli scienziati ci hanno riferito di aver raccolto i dati necessari per formulare una cura efficace. Speriamo che abbiano ragione. Dovresti trovare le ricerche pronte per essere divulgate. Aspettare che finisca quest'altra. Silicosi vulcanica. Porte ripristinate. Abbiamo il contatto visibile.
Ah, ho sbagliato. Il siero ha funzionato. Con questa cura potremo iniziare a trasferire in sicurezza i dinosauri nella loro nuova casa. Credo nei miracoli. Come si fa a non crederci se ogni giorno vedi tutto questo? Comunque è ben fatto con quella cura. Hai salvato qualcosa di molto importante. Il tuo conto in banca? Anche quello, Claire. Ma io mi riferivo alla maestosità dei nostri animali giurassici. Certo, come no? E dimmi, Finch, esattamente qual è il tuo dinosauro preferito? Quello che non mi guarda come guarderebbe uno spuntino. Quello è il mio preferito. La situazione è cambiata. Il Monte Sibo erutterà prima del previsto. Molto prima. Ciò significa che tutta Isla Nublar è in pericolo. Dobbiamo portare via i nostri animali al più presto. Ok, adesso l'ultima missione. Tutti i dinosauri devono essere pronti per il viaggio. Ciò significa che dobbiamo curarli e poi trasportarli nella loro nuova casa. Ecco perché siamo qui. Non puoi fallire. Dicevo, l'ultima missione è curare tutti i dinosauri dell'isola. Nel raggio della... Attenzione, veicolo dei guardiani sotto attacco. One eternity later. Oh no 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 no. Ops. Guardiani sotto attacco. Sapevo di poter contare su di te. I dinosauri sono pronti per essere portati in salvo. Purtroppo non abbiamo abbastanza elicotteri per trasportare tutti i dinosauri. Davvero? Sapevamo di questa eventualità ben prima che pretendessi un'altra possibilità su Isla Nublar. Personalmente non amo le scelte difficili. Ma tu, Claire, in pratica le hai cercate. E ora eccoci qui. Perciò salviamo i tuoi dinosauri. Insomma, un'altra promessa da marinaio di Cabot Finch. Non importa, ne soccorreremo comunque il maggior numero possibile. Claire, ho le mani legate. Chi si aspettava che Saibo ci avrebbe dato problemi così presto? Questo è il massimo che posso fare, ma almeno possiamo salvarne alcuni. Assicuriamo quantomeno la biodiversità. Cerca di salvare dinosauri di specie diverse. Alla fine, comunque, la scelta sarà tua. Gli altri, per quanto mi addolori dirlo, li lasceremo al loro destino. Mi dispiace, ma a questo punto alcuni dinosauri si estingueranno ancora una volta. Raccolta risorsa. Richiesta confermata. Confermata. Attività ricevuta.
Ferma attività. Trasporto risorsa in corso. Confermato. Richiesta confermata. Conferma richiesta di recupero risorsa. In viaggio per il recupero della risorsa. Stiamo andando verso la risorsa per recuperarla. In viaggio per la raccolta della risorsa. Raccolta risorsa. Trasporto risorsa iniziato. La risorsa è in viaggio. Stiamo trasportando la risorsa. Recupero risorsa. Conferma richiesta di recupero risorsa. Inizio trasporto risorsa. Risorsa da recuperare. Richiesta di raccolta risorsa ricevuta. Avrei voluto salvarli tutti. Invece mi sento come se stessi lasciando Isla Nublar con un'altra sconfitta. Questa volta sono stati i dinosauri a soffrire. In un certo senso anche loro, come i visitatori, sono creature innocenti. Abbiamo fatto il possibile. Senza il nostro impegno, tutti i dinosauri su Isla Nublar si sarebbero estinti ancora una volta. Questo è il santuario, un luogo in cui i dinosauri possono essere finalmente al sicuro. Qui possiamo ripartire da zero e, imparando dai nostri errori, creare un ambiente che permetta loro di prosperare. Spero tu sia pronto, perché io lo sono di certo. Chi ha pagato per questo? Non io, spero. Eravamo d'accordo che sarebbe stato diverso, Finch. Il santuario sarà un'isola in cui i dinosauri avranno la priorità. Sempre e comunque. Non farò domande, Claire. Neanche una. Beh, forse una. Come pensi di procedere? E quando potremo trarne profitto? Sono due domande, in effetti. Ma sono domande importanti. Ho in mano un progetto. Quando posso vederlo? Queste sono tre domande, Finch.
Apri gli occhi. Lo stai già vedendo. Quanta amarezza. Vorrei averne potuti salvare di più, ma abbiamo fatto il possibile. Perlomeno i dinosauri hanno ancora una possibilità, e questo solo grazie a te. Hai mai desiderato tornare sui tuoi passi per qualcosa che hai detto o fatto e ricominciare da zero? Io ovviamente sì. Questo posto, questo santuario, è un po' come un nuovo inizio. Un'occasione non per aggiustare le cose, ma migliorarle. Bene ragazzi, io direi di concludere qui il gameplay e ci vediamo alla prossima parte del DLC, il Santuario di Claire.